Catanzaro e la catanzarese e il calcio in modo speciale iniziano dal 1908 e la prima partita che si è disputata con un certo interesse e con... era la rivale che è diventata poi la rivale di sempre, il Cosenza. Abbracciami per... Catanzaro è sorto dalla fusione di due società, dalla Scalfaro e della Breccini. Questa società è sorta nel 1927. Nel 1927 poi ha partecipato a campionati locali. Dopo due anni siamo stati promossi in B. I 90 anni di una società di calcio sono nulla se confrontati con la storia plurisecolare della città che la ospita, ma questo concetto a Catanzaro viene spesso ribaltato. Prima la fierezza dell'appartenenza alla squadra giallorossa che ha fatto trepidare le generazioni e poi il resto. Scusa Lourdes, se mi interrompo, cambiamento di scena qui sul terreno dello stadio militare del Catanzaro. Erano anni d'oro o di piombo, a noi importava poco, ci è sempre bastato poco. Erano anni di crisi o di rincorsa, targhe alterne e amori d'avanguardia. Ci bastava saltellare tra la Serie B e la Serie A, perché il calcio era di più del calcio e il Catanzaro la prolunga della felicità. Era una corsa, un bicchiere d'acqua e uno spigolo di cielo. E poi era un campo di pallone, i gol di Palanca che parevano disegni di Picasso, il sudore delle stelle raccolte sulla fronte di Fausto Silipo, l'eleganza di Ranieri tra le stanze di un maniero o il raccolto di grano biondo e ruvido di Enrico Nicolini. Erano tanti altri a scrivere la storia del Catanzaro con lo spray. E ho avuto anche degli scontri anche con il presidente della Juventus, perché spesse volte ripeteva: avete allagato il campo. Ma dico io, sai, io con quegli attaccanti che avevo, Mammì e con qualche altro ancora più leggero, Boniperto ha ripetuto questo, e alla fine gli ho detto, dico sì, effettivamente ho fatto allagare il campo per dimostrarti che siamo più intelligenti di voi altri. Secondo tiro della bandierina. E ancora una volta Bracca che si incarica di effettuare il tiro. Parte in questo momento il tiro, raso terra, rete! Ha segnato il Catanzaro, colpo di testa di Mammì. Mammì ha sorpreso tutti buttandosi in tuffo e ha segnato. Il Catanzaro ha segnato a circa 6 minuti dalla conclusione. Ecco che la folla è in delirio e qualche spettatore si affaccia. Benvenuti sul mitico, intramontabile, inimitabile, unico TG Giallorosso Story, un format che è entrato nel DNA dei tifosi del Catanzaro Calcio da ormai tantissimi anni e che racconta le storie e le gesta di una squadra che è l'emblema della nostra regione per la sua storia, rappresentando nel mondo calcistico un orgoglio infinito, senza ovviamente togliere nulla alle altre squadre calabresi. Thank you.
Si parte nuovamente per una nuova avventura, questa volta ancora più ostica e difficile, ma soprattutto distante a più di 1000 chilometri dalla nostra città. Vedremo infatti come i club del Nord si sono organizzati per stringersi attorno ai nostri eroi, sostenendoli in modo grandioso. Da Cittadella, sempre Utro presente, sempre presente. Siamo riusciti, vogliamo vincere. Saluto agli amici di Bologna, un saluto. Siamo appena partiti da Bologna, siamo qua su un autobus con il club Catanzaro Club Roma e il Catanzaro Club Bologna, ragazzi. Siamo tutti in gruppo, appena partiti per la volta di Cittadella. Siamo anonimi, siamo in anonimo, in borghesi. Guarda, stiamo cucinando. Ecco, lui è il nostro giovane Simone, lo intravedete, il nostro cuoco. Poi abbiamo Vitaliano, lo riconoscete? Vitaliano, ragazzi. Chi chiami? Ora facciamo un bel giro. Vediamo chi troviamo qua. Qua abbiamo Saverio. Saverio Petitto, lo ricordate? Saverio Petitto. Cosa dici, Saverio? Andiamo a prenderci almeno un punto. Almeno uno. Abbiamo tre, però.
stare. Speriamo bene. Così noi comunque gli ultra vincono sempre. Sempre. Manzaro. C'è il nostro caro amico Piero. Buongiorno Piero, buongiorno. Come stai? Con Giuseppe. Noi, aspetta che mi siamo ospitati. Vai. Siamo ospitati fino agli occhiali scuri, non è bello. Ma con tanto di cucina, eccolo qua Piero, per la volta di Cittadella. Ecco qua, guarda. Cosa ci dici? Oggi è oggi la partita di squadra un po' quadrata. Almeno 60 persone. Ci accontentiamo, ci accontentiamo, è difficile. Davvero? Dai, godiamoci questa trasferta. Ciao Giuseppe. Qua si parla sempre di Morcello, vediamo chi è. Antonio Rappoli, lo riconoscete? Lo riconoscete ad Antonio Rappoli? Com'è Antonio? Il viaggio procede bene, siamo in perfetto ritardo. Come sempre, non ne potremmo lamentare, dai. Ci aspetterà pure noi. Comunque, ragazzi, un abbraccio dal Catanzaro Club Massimo Palanca, un saluto da Alessio, il presidente, eccolo lì, del Catanzaro Club Pietro Iammello di Roma. Oggi è con noi, oggi è un piacere averti con noi, Ale. Grazie, anche a me. Quando il Catanzaro va a giocare nei campi del settentrione d'Italia, i tifosi giallorossi che vivono e lavorano lassù non fanno mai mancare il loro supporto. È bellissimo vederli tifare e sostenere le aquile giallorosse. Molto emozionante vederli riuniti intorno a quei due colori, il giallo ed il rosso. I colori più belli del mondo. È una festa, indipendentemente dal risultato finale della partita. È un ritorno a casa per poche ore, è un tuffo fra le acque calde di un mar Ionio virtuale che riscalda il cuore. Aggregazione, identità, tradizione, passione, gastronomia catanzarese a gogò e dialetto stretto. Poche ore in compagnia di amici, magari mai visti o incontrati, che ti fanno ritornare bambino, che ti fanno perdere ogni tipo di inibizione. Adulti, bambini, donne, uomini di Calabria che trepidano e non si risparmiano per la propria squadra del cuore. Immagini di una bellezza infinita, pelle d'oca senza soluzione di continuità e sensazioni indescrivibili. Questo è il vero significato della Serie B. Questo è il regalo che i marziani della stagione scorsa hanno fatto alla comunità catanzarese. I numeri che i tifosi al seguito dei giallorossi sviluppano fuori dalle mura amiche sono impressionanti. Figurarsi cosa potrebbe accadere se ci fosse una migliore posizione in classifica. Non osiamo immaginarlo, ma al momento va benissimo così, perché questa grande partecipazione è motivo di grande orgoglio. E non deve mai finire. Noi che viviamo a Catanzaro e che per un motivo o per un altro non possiamo venire in trasferta e vi seguiamo in televisione, vi sentiamo vicini e non vi nascondiamo che davanti alla TV, di nascosto, piangiamo lacrime di gioia. Grazie. Grazie veramente a tutti voi. Luciano Sacco. Andiamo avanti così, secondo me anche il punto in questa categoria fa classifica. Ottimo. Quindi giornata perfetta, lo sì. Stadio sta riempendo. Gentili sportivi, benvenuti allo stadio Pier Cesare Tombolato, 26esima giornata Serie B KT 23-24. Un saluto alla mascotte del Cittadella, Zoe Granatina. Il numero
24 Sonnas, con il numero 27 Van der Put, con il numero 70 Ambrosino, con il numero 72 Verdi, con il numero 92 Sittum. Allenatore mister Livelli Vincenzo.
vittoria, questo è fuori. Andiamo così di la porta, City! Il Salf, club granata, ristorante da notte. Oh, sappiamo che bene, ma su io che è. Speriamo di dire, ho sentito ieri una volta fuori. No! Yeah.
dobbiamo dire. Ma grande però. Vittoria! Quando gira Iemmello va tutto bene nel nostro Catanzaro, dai. Ok ragazzi, alla prossima. Vittoria meritata, Vittore. Noi eravamo a Cittadella. Tu purtroppo. Io sono un grande tifoso del Catanzaro, lo seguo dal 70. Da Cutro? Da Cutro. Un saluto a Vittore, fate un saluto a Vittore. Saluto Vittore e tutta la Calabria. Grande. Tirando via qualcuno. Grande. E adesso vado a Cutro, fra 15 giorni, speriamo che vedo qualche partita lì a Modena, a Parma. E speriamo che andiamo avanti. E sempre forza. E sempre forza Catanzaro. Sempre. Ciao Pino. L'amo come la mia vita.